Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo praticamente sempre a Cleto per un'altra, diciamo, manifestazione importante che si chiama Pompieropoli, ovvero i 30 anni, se non vado errato, del... no, non è così, che cos'è esattamente? Allora, spiegatemi voi che cos'è Pompieropoli. È un'associazione di pompieri in pensione che fa, insegna ai bambini come si fa il pompiere. Ok, e come mai avete deciso, diciamo, di portarla qui a Cleto? Perché l'abbiamo visto ad altre piazze, a noi ci è piaciuto sinceramente, l'abbiamo fatto venire. Fatemi capire una cosa, ci sono delle età specifiche per poter, diciamo, imparare a fare il pompiere o comunque voi partite da 0 a quanti anni? Penso che sarà da 0 a 15 anni, penso. Ed è importante anche per la tutela del territorio, visto che l'anno scorso abbiamo visto un incendio molto forte distruggere gran parte della pineta che rappresenta il patrimonio boschivo non solo di Cleto ma di tutta l'area del Savuto. Esattamente, sì. È un insegnamento anche per i bambini. E fammi capire, ultima cosa, dopodiché vi lascio perché ho visto che iniziano ad arrivare persone. Cosa potremo vedere oggi qua? Quindi gonfiabili, giochi e cos'altro? Gonfiabili, giochi, torneo di calcetto, pallavolo, pallacanestro, area bar, area musica, poco ma di tutto. Quindi amministrazione comunale di Cleto è vicina non soltanto ai pompieri ma soprattutto alla tutela del territorio e ovviamente a sensibilizzare i più piccoli e i più giovani a tutelarlo perché è comunque un qualcosa che appartiene a noi e dobbiamo lasciarlo intatto se non addirittura meglio di come l'abbiamo lasciato, giusto? Certamente. Devo fare un piccolo saluto, innanzitutto l'amministrazione di cui ci sono io dentro, la Prologo e tutto lo staff che ci sta dando una mano, veramente stiamo lavorando. Quindi buon lavoro, buon proseguimento e ci aspettiamo insomma di vedervi in giro anche da qualche altra parte visto che l'estate è ancora lunga e sappiamo che ci sono altri eventi qui a Cleto e Savuto. Grazie dell'intervista, vi lasciamo insomma al vostro lavoro. Ciao Marcello. Grazie mille, buona giornata.